Jessica Bianchera, curatrice della mostra Opera al Nero, personale di Serena Gamba, Isolo 17 Gallery. L'Opera al Nero è un riferimento ai rapporti che a più riprese nella storia dell'arte si sono avuti tra l'alchimia e il mondo degli artisti. Sono diversi infatti i grandi nomi che si sono confrontati col tema dell'Opera al Nero, della Nigredo in particolare, mi viene in mente per esempio Böckling o Giorgione. Il riferimento all'opera di Serena Gamba non è tanto di stampo iconografico, non dobbiamo aspettarci di trovare il classico teschio della Nigredo rappresentato all'interno delle sue opere, ma si tratta piuttosto di un nome tutelare, di un'identità di spirito. Dopotutto la ricerca di ogni artista può essere paragonata a questo processo di assimilazione di concetti, di tutto ciò che è stato visto, tutto ciò che è stato appreso, che poi viene rimescolato in un unico calderone e che diventa la base per la creazione dell'opera perfetta, dell'opera d'arte. Per cui nella selezione di 20 opere che abbiamo scelto per questa mostra, la Nigredo si declina come un nome tutelare, come un fil rouge, e si identifica con la ricerca stessa di Serena Gamba negli ultimi anni a cui fanno riferimento le opere presentate, e si declina soprattutto nella creazione di quello che lei definisce un grande archivio della memoria e dell'oblio. Un archivio che trova come protagonista la storia dell'arte e in cui Serena agisce con un processo di appropriazione di elementi, di concetti, di modelli e di restituzione attraverso differenti media artistici che vanno dal disegno alla installazione, dalla tela alla scultura. Sia nel complesso delle opere che nello specifico di ogni pezzo è possibile ravvisare questo continuo bilanciamento tra l'idea di memoria e l'idea invece di oblio. Memoria nel senso di appropriazione di un concetto o di un modello che diviene introiettato e fatto proprio dall'artista, oblio nel senso di accettazione di uno stato a cui ogni cosa è in fondo destinata. Lo vediamo per esempio nello specifico dell'opera Alle mie spalle, in cui se la parola veicola questa idea di appropriazione e di conservazione della memoria, il lavoro di Serena attraverso la cucitura e la cancellazione veicola invece il concetto dell'oblio. Vi aspettiamo fino al 5 dicembre, Isolo 17 Gallery, per la prima personale di questa giovane artista piemontese.